Per il sindaco di Foggia si voterà fra settembre e ottobre, come previsto, ma un eventuale scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose potrebbe determinare lo spostamento del voto, lo ha detto stamani a Foggia il sottosegretario all'interno Scalfarotto, che nel pomeriggio sarà a Barletta, Giorgio Demetrio. Lo Stato al fianco di Foggia e presto il ministro dell'Interno Lamorgese tornerà nel capoluogo d'Auno per presiedere un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Lo ha annunciato il sottosegretario con delega agli enti locali Scalfarotto oggi a Foggia per due incontri istituzionali. Si è confrontato con il prefetto, il commissario prefettizio e i vertici delle forze di polizia. Al centro gli effetti del sisma che ha scosso Palazzo di Città con le dimissioni e poi l'arresto dell'ex sindaco Landella e le misure cautelari tra gli altri a carico di due consiglieri comunali. Tutto nel contesto del lavoro della commissione del Viminale che punta ad accertare eventuali infiltrazioni mafiose, attività che dopo la proroga ottenuta si concluderà entro il 9 settembre. Foggia è una città assolutamente complessa, molto importante, un grande capoluogo di provincia che sta passando dal punto di vista dell'amministrazione locale un momento particolarmente delicato ed era importante venire a Foggia per sostenere il lavoro sia del prefetto che della commissaria prefettizia e garantire loro ogni supporto da parte del governo centrale. Fondamentale il sostegno del Viminale, ha evidenziato Magno. Sentiamo sempre la vicinanza del nostro ministero, il Ministero dell'Interno, perché naturalmente questo vuol dire avere il giusto supporto anche per quello che riguarda poi, ecco, in questo caso per quanto riguarda la progettualità per la rigenerazione urbana. Tra i primi momenti della visita del sottosegretario, la consegna in prefettura di due medaglie al valor civile.